Ieri incontro tra amministrazione provinciale e Regione Lazio per parlare del problema rifiuti. E ne parliamo, appunto, parliamo del resoconto della riunione di ieri con l'assessore provinciale all'ambiente Equitani. Com'è andata? Che cosa ha chiesto la provincia di Viterbo? Dunque, guardi, vorrei premettere che il fatto che sono qui a parlare di questa riunione di ieri non ho da dire né bugie né mi rifiuto di rispondere. Quindi... Anzi, farò del tutto perché i cittadini sappiano come stanno le cose, come è mio costume del resto. Dunque, ieri c'era una riunione che ha commentato, diciamo, dalla regione relativamente al trasferimento del CDR prodotto a Viterbo all'inceneritore di Colleferro. Evidentemente il trasferimento e il trasporto di questo prodotto implica un aumento dei costi di gestione degli scarichi. Quindi c'era questo incontro a Roma per definire una serie di parametri. Io sono andato a questo incontro dicendo, come avevo detto già in consiglio provinciale, per ascoltare, non ero disposto a decidere niente, perché ritengo che sia giusto nel settore dei rifiuti che una volta per tutte si faccia chiarezza su quello che sono le tariffe che ci vengono applicate. Quindi a questo incontro, al quale hanno partecipato la provincia di Rieti, la provincia di Viterbo, perché Rieti conferisce a Viterbo, quindi chiaramente siamo, diciamo, coinvolti entrambi in questa vicenda, e la società che gestisce l'impianto con i suoi tecnici e i funzionari dell'assessorato. E, vabbè, sono state, diciamo così, ascoltate le varie parti. Quando è toccato il mio turno ho fatto presente una serie di cose che adesso vi annuncio. A parte che noi avevamo già fatto una ricerca sui costi di incenerimento che paghiamo, diciamo, che si fanno pagati alle fornaci per incenerire, quindi i prodotti che noi eventualmente conferiamo, e i costi di trasporto che servono per trasferire i prodotti da qui a Colleferro, non è una cosa, voglio dire, da poco. Quindi sono dei costi sicuramente importanti, e quindi costi che vanno valutati con tanta attenzione. Ma in quella sede, diciamo, io ho fatto presente due cose: che non saremo più disponibili ad accettare i costi che ci vengono propinati. Vogliamo partecipare direttamente alle riunioni che fa questo comitato, non soltanto con noi, diciamo, direttamente, ma anche con i nostri tecnici qualificati e specializzati. E le dico perché. Perché io ho scoperto, non sapevo, ma per la vita c'è sempre da imparare, che i costi dei rifiuti che noi paghiamo, cioè le tariffe, vengono dedotte non da un calcolo industriale del processo, diciamo, di raccolta, smaltimento, separazione e conferimento alle scariche di Monterezzano, ma vengono praticamente dedotti dai bilanci della società che gestisce. Quindi si prende il bilancio della società, lo si divide per le tonnellate portate alla discarica, e a quel punto abbiamo esattamente il costo dei rifiuti, al che mi pare che non sia assurdo, sia oltre l'assurdo. Cioè, noi diciamo che gli ho richiesto ufficialmente di essere convocati in regione con un piano industriale, perché naturalmente il piano industriale cosa significa? Significa che per ogni prodotto, per ogni percorso, per ogni lavorazione effettuata c'è un costo complessivo. La somma di questi costi dà il costo finale del prodotto. Naturalmente tenendo conto che un'impresa deve guadagnare il suo utile, come è giusto che sia. Ma lavorando in sistema di esclusiva l'impresa, perché essendo incaricata della regione non è che c'è concorrenza in questo lavoro, ci può dire che i costi sono qualsiasi. Al di là del fatto che siano persone corrette, non discuti, i bilanci sono certificati, non è questo il problema. Però non possiamo più chiedere alla gente dei soldi in un momento così difficile, senza che capiamo esattamente quello che succede. Quindi non è che ho detto né bugie né ho detto altro, soltanto che gli argomenti che mettiamo in campo hanno dei riflessi così importanti sul piano economico, che evidentemente mi serviva il sostegno e il supporto del mio presidente e della mia maggioranza. Non potevo prendere una posizione che comunque implica la situazione di carattere economico, di cifre con parecchi zeri dietro, senza che ci fosse un coinvolgimento della maggioranza. Quindi ecco perché non potevo rispondere al giornalista, non gli potevo anticipare quello che il mio presidente ancora non sapeva. Quindi questa è la posizione della provincia di Viterbo, la posizione che vogliamo per la prima volta, gli garantisco che è la prima volta che la provincia prende questa posizione nella sua storia. Vogliamo capire esattamente quello che paghiamo, perché lo paghiamo, se è giusto che lo paghiamo e quanto dobbiamo effettivamente pagare. Quindi questo è quello che ci siamo detti ieri, questo è quello che io ho lasciato in regione, aspetto che mi convochi nuovamente dicendomi abbiamo il piano industriale, che io non ci vado in regione più se non c'è il piano industriale sotto mano, io non vado per un bilancio. Bilancio è una cosa dell'impresa, a me non interessa. A me interessa che quel percorso dei rifiuti, dal quale scaturisce un costo per i cittadini, abbia una, diciamo così, segua un percorso di correttezza
un percorso di chiarezza che veda corrisposto anche certamente l'utile di intesa, come giusto che questo sia, ma che abbia comunque la certezza di fronte a tutti per dire questi sono i costi e questo è quello che noi dobbiamo chiedere ai cittadini, perché è giusto che sia così. Anche perché probabilmente sul bilancio dell'impresa non va solo il conferimento rifiuti di Viterbo, sarà comprensivo anche di altri conferimenti. No, parliamo soltanto di Viterbo, quindi parliamo della discarica di Viterbo, quindi di Casale Busio e di Montarzano, relativamente al conferito da parte della provincia di Viterbo e da parte della provincia di Rieti. Quindi parliamo di quello. Ma suddiviso comunque tra provincia di Viterbo, sì, e provincia suddiviso, di Viterbo. Però poi nel complesso diciamo il bilancio è unico, perché i lavoratori sono gli stessi, i capannoni sono gli stessi, i mezzi sono gli stessi. Però ecco, questo che significa? Significa che comunque forse per una volta capiremo esattamente quanto costano questi rifiuti nel momento in cui li conferiamo. E naturalmente il problema del trasferimento a Colleferro, il CDR eventualmente prodotto, perché non viene ancora prodotto, è in fase sperimentale, è stato praticamente certificato, però ancora non viene prodotto, perché CDR, essendo il CDR un prodotto combustibile, non può più essere messo a discarica. Però il CDR, essendo un prodotto combustibile, può anche circolare liberamente sul territorio nazionale, non è detto che debba andare per forza nella regione di competenza, quindi potrebbe andare anche a Milano, volendo. Quindi c'è un problema di costi di, diciamo, degli inceneritori e i costi di trasporto. Dobbiamo valutare. Io ho fatto l'ipotesi anche naturalmente della ferrovia, potrebbe essere anche un mezzo, chiaramente costando della gomma, quindi anche da questo punto di vista è importante questo tipo di situazione. Però noi saremmo disposti comunque a discutere il tutto nel complesso e non a piccoli, cioè sfogliando la margherita, non ci stiamo. Vogliamo vedere dall'A alla Z quello che succede, i costi come vengono. Poi saremo disponibili a quel punto andare alla gente e chiedere, dice, bisogna pagare così perché abbiamo fatto questa scelta, la scelta di non avere a Viterbo il termovalorizzatore come conseguenza ha un costo, chiaramente, perché evidentemente il prodotto va trasferito, ma vogliamo sapere esattamente, vogliamo dire esattamente ai cittadini, questo è il modo in cui si è costruito il costo e questo è quello che noi praticamente diciamo, perché così è giusto che sia.